Sono Paolo Prati, sono professore al Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova. Il Dipartimento di Fisica dell'Università, insieme alla provincia a Genova, ha partecipato a un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma MED, che sta per Mediterraneo, quindi riservato, diciamo, ai paesi del Mediterraneo. Progetto, diciamo, che aveva come obiettivo quello di sviluppare una conoscenza e delle strategie comuni tra i principali porti del Mediterraneo per fronteggiare il problema dell'inquinamento atmosferico, cercando di rendere sempre più i porti ecocompatibili, ecosostenibili, cercando appunto di trovare soluzioni condivise. Il progetto è durato circa 3 anni, ormai è prossimo alla conclusione. E ci ha visto impegnati qui in città, a Genova, prima in una lunga campagna di monitoraggio dei livelli di inquinamento per cercare di comprendere quali sono le principali sorgenti di inquinamento qui in città e in particolare qual è il contributo, diciamo, delle attività portuali. In un secondo momento poi abbiamo sviluppato degli strumenti di calcolo per prevedere, per riprodurre non solo l'esistente, cioè per cercare di simulare punto per punto nella città cosa succede, ma anche di poter prevedere cosa sarà lo sviluppo della qualità dell'aria nel futuro, a fronte per esempio di interventi di mitigazione oppure di aumenti e diminuzioni del traffico e così via. Questo lavoro si è concluso recentemente, ha prodotto dei risultati molto interessanti e soprattutto ha permesso di mettere a disposizione della portualità non solo genovese, delle autorità regionali, provinciali, di pianificazione, uno strumento appunto che consentirà di studiare in anticipo l'effetto di interventi sul porto e quindi noi pensiamo un utile strumento a supporto dei pianificatori.